Si inizia guardando un po' di slider. Cosa sono queste? Venga qui, dammi così le muove lei. Cosa sono queste? Sono un'indagine fra le più serie che sono state compiute, un volume di 600 pagine, C'è campo, pubblicato dalla Marcianum di Venezia, su un'indagine su giovani del Triveneto. Ma è un'indagine talmente complessa e articolata che fotografa un po' tutta la situazione in Italia. Cosa emerge? Emerge una situazione che ora noi vediamo, andiamo avanti, dove si vede che i giovani, ci possono essere tutta una serie di valutazioni su di loro, ma non bisogna dare spazio al catastrofismo. Diciamo che i giovani sono diversi da vecchi, cose ovvie. Ma come sono i giovani di oggi? È qui che, allora, i giovani di oggi dobbiamo considerare che somigliano tanto anche agli adulti, perché spesso l'adulto vuole essere un giovane. Basta vedere a volte qualche persona da dietro e dice: guarda lì, sembra una diciottenne, poi ti guardi avanti e sembra la famiglia Adams. Comunque, lasciamo perdere, sia uomo che donna che sia. Allora, prima di tutto, qui siamo in una terra dove è vicino un cantautore che dice: se mi sente lo stomaco a me, a te che te ne frega? Ma perché mi vuoi insegnare cosa devo fare e cosa non devo fare? Prima di tutto, io. Oggi siamo nel tempo dell'individualismo, dell'io. Io sono a Livorno e dico ai miei cari compagni: voi dovreste essere contrari a questa mentalità, siete sempre stati noi, il popolo, il proletariato, e ora vi ritrovate servi dei radicali, perché ciò che ha vinto non è la cultura marxista d'un solidarismo, ma la cultura radicale dell'individualismo, dell'esasperazione dell'io, dell'appartamento, non della comunità. Io come sono, come voglio, comunque decido. Crescere vuol dire scegliere. Questa è la cultura contemporanea. Subito una battuta. E noi si pensa di formare giovani cristiani senza che loro scelgano mai? Al battesimo lo sceglie suo padre e sua madre. La prima unione, la mamma. La cresima, sempre qualche d'un altro. E poi mi si domanda a loro: te devi venire in parrocchia. Ma quando l'ho scelto mai? Quando è l'età delle scelte? E la psicologia ci dice intorno a 17-18 anni, delle prime scelte. Le vere scelte arrivano a 33 anni e mezzo. L'ultimo rapporto Yard dice che si diventa adulti, mediamente, intorno a 33 anni. Si domandava già Haring in Liberi e Fedeli in Cristo. È possibile oggi generare la fede ai giovani senza che loro scelgano mai? Capite? Com'è pensabile che una parrocchia, un movimento, un'aggregazione generi cristiani se non nella libertà, se questa è la condizione, l'humus culturale nella quale ci muoviamo? Signore ha detto: se vuoi. Non c'è vuoto culturale. I valori ci sono: l'autenticità, la ricerca autentica del sé, la costruzione di se stessi, che risponde al timore di perdersi, di arrivare a fine vita senza aver vissuto come si voleva veramente. Il rispetto di se stessi, innanzitutto, il rispetto per gli altri, inteso come prendersi cura, come non interferire nelle scelte altrui, con una particolarità: finché non mi rompi l'anima. Nel momento in cui mi rompi l'anima, allora non ti permetto più nulla. Si diventa intolleranti, immigrati e quanti altri. L'agire morale è orientato da non voler procurare la sofferenza altrui. O lasciatela morire quella benedetta donna. Questo era il ragionamento intorno a Eluana. In realtà l'hanno fatto morire di sete. Vorrei vedere se la tua mamma a fine di vita ti chiede un bicchiere d'acqua e glielo dai. Non giudicare le scelte altrui finché naturalmente non interferiscano con i miei comodi.
È una forma soft di relativismo. Ognuno è responsabile delle sue scelte e quindi se ne prende anche le conseguenze. Quali sono? Perché anoressia, bulimia, droga, alcol? Non sono figlie del caso. Sono figlie di una cultura. Sono figlie di una cultura. Sono figlie di una cultura dove hanno esasperato che cosa? La soddisfazione personale, la realizzazione personale, lo star bene. Per cui io devo cercare di provare sensazioni, emozioni. È una canzone di un cantautore contemporaneo che finisce dicendo, sottovoce, anche se mi condurranno alla morte. Voglio una vita alla Sam McQueen. E sappiamo bene com'è finito. I valori non influiscono sulla mia vita se non diventano i miei valori. Ci può essere una famiglia, io sono a Livorno, comunista, incredibilmente tutta rossa, anche il gatto, e il suo figliolo entra in seminario. Come ci può essere una famiglia tutta biancofiore che invece poi dopo il figliolo non crede manco al pancotto? Cosa voglio dire con queste battute? Voglio dire che oggi, se non c'è un atto di personalizzazione dei percorsi, essi non generano. I valori non influiscono sulla mia vita se non diventano i miei valori. I miei valori. Necessaria la corrispondenza tra ciò che viene da fuori e qualcosa che è dentro di me. I valori devo sentirli. Non c'è più il criterio di autorità. È la morte del padre, siamo nella cultura della morte del padre, non c'è più nessuna autorità che viene riconosciuta, né dello Stato, né della Chiesa, né di chissà chi. Una volta una catechista disse a un bimbino, quando ero parroco, Gesù è morto per i tuoi peccati, e il bimbino, accidenti, o che ho fatto? Capite? Mentre invece, in altra occasione, un'altra catechista disse, Gesù è morto perché babbo e mamma ti rimangano sempre vicino. Ah, questo Gesù mi interessa. Capito? Allora occorre che i valori devono sentirli. Un bimbino una volta per Natale, il giorno dopo Natale, mi disse, che Natale sto qui, con 8 nonni c'è una bella differenza. Però vivono in grandi solitudini, sballottate a destra e a sinistra. Un ragazzino di seconda media scrive alla sua, manda un messaggino a papà e mamma con scritto: carissimi papà e mamma, si stavano separando i genitori, io non vorrei che i vostri nipoti avessero dei nonni separati, rimettetevi insieme, capite? Io non vorrei che i vostri nipoti avessero dei nonni separati, capite? Un'altra volta sempre questa mamma mi racconta che il suo figliolo lo trova che piange pomeriggio alle 5 nel suo studio. Si avvicina e dice, che hai? Che hai? Altri 14 anni così. Perché? Finché non mi sposo non mi rifaccio la famiglia. Voi me l'avete distrutta. Ragazzino di seconda media. Il criterio dell'osservanza non esiste più. Vale quello della preferenza e della significatività interiore. Significatività interiore. Avanti. Valori sì, regole no. Possono essere fatti i propri valori, appaiono accettabili, sono considerati orientamento indispensabili, sono la base per la costruzione del sé. Regole sono applicazioni con carattere esterno, non si adattano a situazioni, vengono vissute in maniera critica, eccetera, eccetera. C'è un rifiuto delle regole, c'è un'accettazione dei valori. La completa accettazione delle regole è vista come una limitazione di se stesse e del proprio carattere, praticamente una limitazione alla propria libertà. Ma la Chiesa, ma perché si vuole mettere becco in tante altre cose? Ma pensi a se stessa che io penso per conto mio. È un concetto diffuso, quasi un interferire della Chiesa nella vita altrui. Se detta le regole, viene avvertita così. Se fa scoprire dei valori, soprattutto un amore, allora un'altra cosa. E vorrei vedere se il mio ragazzo andasse a sbaciucchiarsi con tutte. Mi cavo l'occhio. Questo penso sia una regola comune a tutti. Non credo che nessuna sia così tranquilla nel vedere il proprio ragazzo che fa il cogliombalo con 10 altre.
nascono delle regole. Vi ricordate una canzone di Gianni Morandi di un po' d'anni fa? L'amore ha le sue regole, ma se sono scoperte, le regole si accettano, anzi si esigano, ma se non sono scoperte e fatte proprie, sembrano un'imposizione. Ma allora io debbo scoprirle e farle mie. È come se ci dicessero: se avete qualcosa che possa aiutarmi a orientare la mia vita, a capire cosa voglio essere e diventare, a capire chi sono e a farmi sentire realizzato, bene, vi ascolto e vi ringrazio, ma per favore non ditemi quello che devo fare. La vita è mia e me la gestisco io. Lasciatemi provare. Vi ricordate, il ventre è mio e me lo gestisco io? Oggi la vita è mia e me la gestisco io. Lasciatemi provare. Soprattutto nell'età del matto, da 14 anni a 20 anni, normalmente il preadolescente considera il suo babbo e la sua mamma uno e non capisce nulla. Chi è che capisce qualche cosa? I miei amici. E uno è le amicizie che ha. Ogni giovanissimo è le amicizie che ha. E la parrocchia riesce a generare cristiani se sa generare gruppi di amici che sanno creare, si dice in sociologia, una subcultura all'interno della quale costruire un'identità cristiana. Ci arriveremo piano piano, eh? Ora mettiamo le premesse, le fondamenta. E la fede? In questo particolare rapporto dei giovani con valori e regole si inserisce la fede. La Chiesa è vista come? La Chiesa è vista dalle indagini sociologiche come una montagna di divieti. Non si danno motivazioni valide al perché non si è d'accordo con certe regole, però si dissente dal mondo, dal modo poco rispettoso di imporre certe cose che invece, secondo i giovani, andrebbero lasciate alla coscienza personale. Questo è quello che emerge dalle indagini. Chiesa, fede, sì e no. Sì a che cosa? A esperienze personali fatte in gruppi di amici, campeggi, gruppi. Esperienze personali fatte in contesti più grandi, GMG. Persone significative incontrate. No a regole imposte che limitano la mia vita. Persone negative che si professano cristiane. Immagine della Chiesa diffusa da media. Guardiamo in figura... Barbina si è fatta perché non sanno gestire la comunicazione, quando durante l'assemblea della CEI ci ha fatto passare come se noi ci lavassimo le mani verso pedofili. Si vuole dire l'esatto contrario, il messaggio che è apparso su tutti i giornali è stato ben altro, quando non si sa gestire la comunicazione e dire le cose. Questo è un altro problema ancora, di gestire l'immagine e di saper dire le cose, che è molto importante oggi. Basta la pubblicità. La pubblicità ti fa comprare anche quello che non hai bisogno, se ti sa da essere accattivante e porsi. Bisogna sapere anche dirle le cose, dirle le cose. La liturgia è più sembra poco attraente, raramente è luogo di esperienza religiosa. La ricerca di spiritualità però è viva, paradossalmente. Paradossalmente, se c'è una riforma che non è passata è quella liturgica. È quella liturgica. I ragazzi vengono volentieri al catechismo. Indagine della comunità di Capodarco pubblicata dall'LDC. I ragazzi hanno un ricordo bello del catechismo. Fatto sta che una volta ora arrivati a essere sposi, i ragazzi del nuovo catechismo dagli anni 70 in poi, oggi sono sposi, rimandano volentieri i ragazzi al catechismo. Fatto sta che al catechismo abbiamo percentuali bulgare, 90% dei ragazzi. Dov'è che i ragazzi non vengano? Perché si annoiano a messa. Ma perché la riforma liturgica non è passata? Benedetto XVI, il primo atto che ha fatto, appena insediatosi sul soglio pontificio, ha ammesso l'uso domenicale del messale per i ragazzi e del lezionario per i fanciulli, affinché la messa domenicale fosse almeno una messa di taglio educativo per i ragazzi e per i giovani, affinché i ragazzi e i giovani potessero fare un'esperienza a loro misura. Perché le messe ai campi scuola sono belle e le messe in parrocchia non le sopporto? Capite? Allora c'è bisogno qui di capire che la forma tipica della messa non è quella delle 8, colto santo altare o sian divina e via via. Quella è una forma. Io sono stato parroco, ma la messa del sabato era a misura di giovani,
poi andassero pure in discoteca. Ma il sabato sera c'era il gruppo dei giovani che animava il coro, animava la messa con un taglio giovanile. Alle 8 la mattina, una messa soft, parlavo sottovoce o secondo, invitavo le persone a avvicinarsi all'altoparlante a secondo del loro dito, ma facevo una messa dai 70 anni in su. Alle 10:30 una messa per le famiglie, alle 11:40 una messa invece per i ragazzi, più sgarolina, con tutti i segni, simboli e via, era la più partecipata. La gente mi diceva: quando parla a bimbi capisca anch'io. Una volta mi mise uno specchio, perché voglio dire, davanti a un'icona siamo fatte immagini e somiglianze di Dio, e disse a ragazzine: come mai c'è lo specchio? E un bimbetto, per vedere quanto sei brutto. E vabbè, c'è il bello della diretta. Però capite che ogni domenica era una puntata diversa. Nei libri che ho scritto per la catechesi familiare suggerisco, in base alle letture, per ogni domenica un simbolo diverso intorno al quale puoi costruire l'omelia con i ragazzi. I ragazzi vanno avanti a immagini, a simboli. Prendiamo un iPad o un iPhone e che vanno avanti a scrittura, a linguaggio assertivo, vanno avanti a icone. Sono androidi, non c'è manco più un libretto di istruzione, perché è tutto intuitivo. Così la liturgia è il luogo massmediale più grande che la Chiesa che ha. C'è i canti, c'è i colori, c'è i profumi, c'è i suoni, c'è tutti i linguaggi della comunicazione. E noi? C'era un parroco della mia diocesi, diceva: io l'omelia la preparo mia. Leggo le collette, quelle nuove, la leggo prima di entrare, mentre mi metto la casola, e poi ci faccio sopra l'omelia. E ci credo che poi la gente non ne può da più. Cioè, se te non prepari la liturgia domenicale, è l'appuntamento più importante della settimana. Se tu non lo prepari con un gruppo ad hoc, nelle Filippine, quando era l'Azione Cattolica, mi occupavo anche con gli amici dell'ufficio della pastorale giovanile della CEI di organizzare e animare le GMG, durante i tempi liberi che avevamo dall'animare gli eventi a Manila, andai in giro per le parrocchie di Manila e nei giorni di lavoro rimasi colpito da delle messe, ma a di belle e di pochino. Mi fermai a parlare con i sacerdoti. Ogni messa il suo gruppo di animazione liturgica che canta e che costruisce la celebrazione e la attualizza alla situazione di quel quartiere. In Indonesia ogni celebrazione eucaristica fa capo a 25 famiglie che la curano, la preparano e l'animano. Qui noi si sceglie nel prefazio, nelle collette, si fa come se fosse rutinaria e si tira via. Il rischio è che la liturgia domenicale sia la Cenerentola della vita della comunità. Invece che essere fonte e culmine, è rubricistica. Si va avanti e sembra ogni messa domenicale uguale a quella della domenica prima e quella che verrà dopo. Invece che darci il senso del cammino liturgico, dell'anno liturgico, essere fonte e culmine della vita cristiana. Qui il problema è serissimo. Perché l'ex orandi e l'ex credendi, è qui che si deve, ad esempio, riprendere in mano tutta la Sacrosanctum Concilium e riarrivare a riscoprire e vivere lo spirito del Concilio. Il processo di individualismo in atto comprende anche la sfera religiosa, anche nella fede. Quello che conta è l'esperienza e la riflessione che si è fatta su di essa. Ma questo fatto dell'esperienza non c'è per noi qualcosa di avulso. Ciò che ho visto, toccato, udito, io l'annuncio a voi. Capite? E non è un giovane degli anni 2012, è l'Apostolo Giovanni. Ma il cristianesimo cos'è? Una dottrina o un'esperienza? È un evento. Ho incontrato Cristo. In un libro che ho scritto sulla parrocchia e la riforma della parrocchia, ho proprio intitolato così: in parrocchia ho incontrato Cristo. Perché? Parroco da 3 giorni, ottobre 95, in fondo al confessionale, c'è 2 ragazze di terza media,
dovranno fare l'anno successivo la cresima, ma aspettano Sara e Agnese. Lei è il nuovo parroco? Sì, sono il nuovo parroco. Ma lei ci crede in Gesù? Sì. Ma l'ha incontrato Gesù? Sì. Allora, o ce lo fa incontrare anche a noi, o se no la cresima un si fa. Capite? È più facile in parrocchia fare una lezione sul Gesù di Nazare, in cui ti racconto tutto un libro di Papa Ratzinger, che non fagliano incontrare. La gente vuole incontrare Gesù, non vuole sentire una lezione su Gesù. Vuole incontrarlo, esiste, e lo voglio incontrare, lo voglio conoscere, voglio afferrarlo. È il tempo questo della vita mistica, della vita mistica, della vita mistica, dei sensi spirituali, dove occorre che, come diceva Giovanni Paolo II nella Nuovo Millennio Neunte, le parrocchie siano scuole di preghiera, scuole di santità, dove si fa vivere un'esperienza reale di nostro Signore Gesù Cristo. Ma noi siamo più capaci di parlare di Lui che di farlo incontrare. Chateau Buard, campo scuola parrocchiale. Mi partecipa a metà campo, era un campo per animatori, quindi molto selettivo, 20 persone, non di più. Tutta gente dai 20 anni in su, ma arriva anche un ragazzo con la sua ragazza che era uscita da una convivenza, per cui già la faccio venire con un po' di titubanza, vorrebbe fare il bischero, camere separate e via via. Lei è uscita dalla convivenza, ma te? Questa qui la sera si va, arriva a metà campo il giovedì, si era iniziata il lunedì, si finiva il sabato. Metà campo, si va al Sestriere, località mondana, niente di particolare. La sera a mezzanotte, quando si rientra, c'è la compieta e il giovedì si faceva sempre l'adorazione notturna, da mezzanotte e mezzo a l'una e mezzo. Io mi metto in fondo, questa cappellina di montagna semibuia, verso l'una, questa ragazza viene in fondo e piange. E dico, chi ti sei, Letiata o Lorenzo? E lei mi fa, se avessi vissuto questa esperienza anni fa, quante sciocchezze in meno avrei fatte. Lì, lei che era venuta solo per fare una girata, era stata a prendere un caffè al Sestriere e non gliene importava nulla di perché si faceva lì, mancava fatto la cresima, è stata fulminata da Gesù. Noi si crede poco nell'opera dello Spirito Santo e si pensa ad essere noi a convertire la gente. È l'amore che converte, e l'amore è Dio, e l'amore è Dio, e l'amore ti può fulminare nei momenti più incredibili. Noi si deve creare l'opportunità e l'occasione per incontrare l'amore che è Dio. Quale religiosità? La religiosità giovanile è paragonabile a un affresco in fase di preparazione, dove l'intonaco è ancora fresco, la vernice è fluida. La religione non è al centro delle preoccupazioni di questa età. Solo una minoranza ha avuto esperienze significative. La religione non è oggetto di comunicazione con i coetanei. Viene lasciata sullo sfondo della vita quotidiana. I giovani che frequentano la Chiesa sono una minoranza, ma non trascurabile. I giovani che dicono di credere in Dio sono la stragrande maggioranza. E che voglia hanno di incontrare il Signore? Che desiderio che hanno? Siamo di fronte a un passaggio da un cristianesimo basato sulla semplice trasmissione familiare ad una fede in cui si aderisce in modo volontario. Si crede per scelta, per scelta. Ma devo dare l'opportunità di conoscere il Signore. Si prende le distanze dalla religione degli adulti per poi riscoprirla e riappropriarsela. Cambia il modo di relazionarsi con la religione. È una libera scelta. Vi tedierò fino alla fine con questi concetti sulla libertà, sulla scelta. Tutto finisce a 13 anni? Per alcuni è così. Dopo la cresima ci si allontana. Alcuni in modo netto, alcuni più dolcemente, altri restano come in stand-by, altri restano legati al gruppo.
si procede a fasi alterne. C'è campo, non c'è campo. Cioè è come col telefonino, se c'è campo, dialogo. Se non c'è campo, sono in una fase di stand-by. Ma le indagini ci dicono che non c'è un rifiuto netto del credere, della Chiesa, della fede. Semplicemente non mi interessa, non mi coinvolge. E dell'aldilà cosa ne pensano? A volte penso che vada a periodi, a volte ci credo, altre no, ci sarà qualcosa, boh, in teoria dovrebbe esserci qualcosa. Alcune risposte positive, c'è una continuità, ma fatica a immaginarlo, mi hanno detto che mi piacerebbe crederci, oppure non entro nel merito. Va al di là delle capacità del pensiero. Capite che un cristianesimo che ha come finalità, quale? Un'etica? No, di sicuro. Cosa? Vivere in maniera altruista? No, di sicuro. San Paolo è lapidario. Se Cristo non è risorto, vana è la nostra fede. Io sono venuto perché abbiate la vita e l'abbiate in abbondanza. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. Capite che se noi non sappiamo più raccontare il paradiso, non sappiamo più e non scatenare la voglia di vincere la morte, ma siamo appiattiti sull'etica, stai attento di qua, fai questo, fai quest'altro, sopra e sotto, mi dici perché io devo essere cristiano? Per cosa essere cristiano? Per scegliere un'etica? Ma me la posso scegliere come mi pare. Allora sono tutte uguali, una vale l'altra. Poi guarda cosa succede in Vaticano. Capite? O altre cose ancora. Ma cos'è il motore della fede? Tu solo, Signore, dirà Pietro, dopo il discorso del pane di vita, non ci ha capito nulla? Volete andarvene anche voi? E che dice Pietro? Tu solo hai parole di vita eterna. Capite che una chiesa che non sa narrare più il paradiso e non sa più mettere in evidenza la certezza sulla vittoria e sulla morte e non sa parlare più della morte né del paradiso, è una chiesa che rischia di non sapere più perché esserci. Perché esserci. La domanda escatologica è fondamentale. È fondamentale. Ai miei livornesi vi dico, bimbo, ma te, sei proprio sicuro che dopo la morte non c'è altro? Ma va proprio a morire per sempre? Per credere all'inferno non ci vuole tanta fede. Cos'è l'inferno? E per ultima sarà annientata, gettata nello stagno di fuoco, la morte. La morte eterna è l'inferno. Va a un campo santo e lo vedi. Guarda un po' se tuo nonno, tuo bisnonno, tuo trisnonno e vengano a cena a casa stasera. Per credere all'inferno ci sono dei segni chiari. La morte, sul quale non si vuole nemmeno ragionare. Oggi c'è il tabù sulla morte. Jean-Paul Sartre, con veramente grande delicatezza e squisitezza, dice: chi è un bambino? Un pallido essere con i colori della morte sul volto, nella nausea. Oppure un'altra descrizione che dà. Chi è l'uomo? Un imbecille che con la musica a tutto volume ride e scherza sapendo che va incontro al burrone della morte. Scoperta nei suoi carteggi personali segreti, sono state ritrovate delle liriche stupende sulla Madonna. Capite? Il campione dell'ateismo ha scritto delle liriche, una pièce teatrale stupenda, sulla Vergine Santa. Nel cuore dell'uomo ci vede solo Dio. La sete di vita c'è dentro tutti, ma noi come possiamo narrare e raccontare il paradiso e far vedere che il paradiso è qui davanti e ti aspetta, è già iniziato? Von Balthasar dice che una chiesa cattolica che ha smesso di riflettere sulla mariologia è una chiesa che non capisce e non comprende più se stessa. Von Balthasar. Una chiesa che non medita Maria come chiave dell'escaton è una chiesa che non comprende quello che ha davanti a sé. Maria
è morta, è risorta, è assunta in cielo e poi è sempre in mezzo a noi. La Chiesa ha riconosciuto 254 apparizioni della Madonna, senza un Tam Jugore e tante altre cose. Per cui noi si vede, ma Maria quando appare, come ti appare? Col suo corpo glorificato. E lei ci racconta cosa vuol dire stare in paradiso. Ho detto a mo' di battuta, sicuramente è all'ufficio pellegrinaggio del paradiso, va da tutte le parti, è una girellona. Capite? Al di là delle battute, appare come una madre. E la mamma che fa? Che fa? Continua a pensare sui figlioli, a brontolarli quando vede che fanno qualcosa che non va, a interessarsi di loro, a aiutarli, a guarirli. Che fa la tua mamma quando ti hai la febbre, sei a letto, ti viene lì, ti coccola? È ugualmente Maria. Sto dicendo queste cose in maniera sgarulina, sto preparando un libro proprio su queste tematiche. Però Jacques Maritain scrive: non crediate che i santi stiano con le mani in mano, continuano a interessarsi di quello che li ha caratterizzati nella loro vita, perché fra noi e loro, in Cristo Gesù, c'è un ponte che crea una continuità. La comunione dei santi, la Chiesa militante e la Chiesa trionfante in Cristo sono una cosa sola. Allora ci sarebbe, ho detto due battute, ma c'è la necessità di saper dire e saper mostrare la credibilità della speranza cristiana con fatti. Ad esempio, come fa la Chiesa a dire che Giovanni Paolo II è in paradiso? Perché è stato un grande papa, un conte granché. Fatto sta, gridavano tutti, santo subito, e Benedetto XVI che ha detto, infila un quell'altri, finché non darà dei segni chiari e incontrovertibili che Wotiwa ha vinto la morte e è in paradiso e è come Dio, agisce come Dio, sta nelle grotte vaticane. Qualunque uomo o donna, per essere proclamata beata, deve dimostrare che ha vinto la morte, che ci ascolta, ci risponde, ci aiuta e interviene. E quando un fatto si ripete costantemente, non una volta, ma sempre, da secoli e secoli, e come caratteristica soltanto a uomini e donne che amano Dio e il prossimo, Bin Laden sarà stato fanatico, ma queste cose sono fatte. La gente si è fatta fregare i sordi per essere superstiziosa da Lavanda Marche. Qui non c'entra né fanatismo né superstizione. Perché? Ci sono tutta una serie di fatti. Capite? Qual è la logica di Gesù? Quando non credano che lui può rimettere i peccati e anzi fanno la puzza sotto il naso. Che si crede di essere sto è? Solo Dio può rimettere i peccati. E Gesù che fa? Affinché crediate che il figlio dell'uomo ha il potere di rimettere i peccati, scende giù il paralitico, io ti dico, alzati e cammina. E poi perché tu non sei un fannullone, prenditi il lettuccio e vai a casa. Uno lo lascia qui, mi raccomando. Capite? Gesù ha la logica dei segni, ha la logica dei segni. Ma perché hanno creduto a Pietro, a Giacomo, a Giovanni? Ma erano dei pescatori, della gente da nulla, della gente che nemmeno è andata al funerale di Gesù. Mi dite un po', perché hanno preso sul serio la scomparsa del corpo di Gesù di Nazaret? Perché è nata una religione dalla scomparsa di un corpo? Quando hanno rubato il corpo a Michael Bongiorno, nessuno ha pensato a mettersi una setta, capite? Non è la scomparsa di un corpo, è cos'è avvenuto. Pietro che dice: io non ho né oro né argento, ma nel nome di Gesù Cristo ti dico, alzati e cammina. Gerusalemme era un piccolo borgo, 15.000 persone. Ti puoi immaginare, nel giro di mezz'ora la sapeva tutta Gerusalemme, quel che era successo al Tempio. E quando Pietro risuscita Tabità e tutti gli altri eventi, è stata la logica dei segni. Quando Paolo a Corinto, i bimbetti non stanno ma fermi, celebra la messa, un bimbino va sul davanzale della finestra,
Ti preoccupa, mamma, sto attento. Sì, invece poi si muove, casca di sotto dal secondo piano, batte la testa, pozza di sangue. Secondo lettera ai Corinzi, Paolo va giù, lo prende e lo risuscita. E cosa sta avvenendo oggi? A San Giovanni Rotondo che è successo? Davanti agli stessi giornalisti che hanno incastrato il Trota, la stessa rivista Oggi. C'era la San Giovanni Rotondo, erano andati a vedere chi era la ganza, l'amante di Padre Pio, e invece hanno fotografato, ci sono tutte le testimonianze, hanno fotografato l'ultimo miracolo di risurrezione che la Chiesa ha riconosciuto. Quella mamma che gli era morto il figliolo all'altezza di Rimini, aveva messo dentro un cellophane, tipo un cellophane di guanciale, ci aveva fatto un doppio nodo, se non era morto per la malattia era morto per asfissia. Il giorno dopo, la mattina, dopo la messa, apre il cellophane. E questi giornalisti sono in sacrestia, scattano le foto, sentono l'odore, il puzzo della morte. Padre Pio prende questo bimbino, lo bacia, è un corpo intelito, freddo, lo dà alla mamma, comincia a piangere. Capite? La logica del Vangelo è: chi crede in me farà le cose che io ho fatto e ne farà di ancora più grandi. Affinché crediate che il Figlio dell'uomo ha il potere di rimettere i peccati, io ti dico alzati e cammina. C'è una finalità pedagogica di tutti questi segni, ma dobbiamo allora sapere far ragionare ogni persona. Come definisce Benedetto XVI la fede? Un suggerimento alla ragione. E l'enciclica di Giovanni Paolo II, che l'ha fatta Benedetto XVI, la Fides et Ratio, ti fa vedere proprio questo, che occorre mostrare una fede ragionevole, che è un'esperienza d'amore, dove ti coinvolge principalmente il cuore, ma che ti coinvolge anche la tua intelligenza, perché 2 più 2 fa 4. Noi siamo fatti per vivere, ma non ci basta vivere, non ti basta vivere. Se ti manca l'amore, la vita può diventare una gabbia. La gente è sanissima e si toglie la vita. Perché? Perché gli manca l'amore, la speranza, l'affetto. Noi siamo fatti per vivere e per amare. Ma non ci basta! Ti puoi immaginare se tu, ragazzo, mentre ti sta sbaciucchiando e ti dicesse ti amo tantissimo, per 7 anni, 3 mesi e 4 giorni, gli cavi l'occhio. Cioè, noi siamo fatti per vivere e amare per sempre. Una mamma vuole sempre stare col suo bimbo e un figliolo vorrebbe che mamma e babbo stessero sempre con lui. Noi siamo fatti per vivere e per amare. Se passa un pullman e uno è in mezzo alla strada, si scansa perché ha paura di morire. Nessuno è contento quando si scopre una malattia, perché noi siamo fatti per vivere, rifiutiamo il dolore. E la morte l'avvertiamo come la nostra nemica. Ma allora dobbiamo essere persone che sanno narrare la speranza. Narrare la speranza. I giovani e la morte, perché mi ci sono così dilungato? La morte è la realtà che più di ogni altra si oppone alla concezione del sé. È ciò che distrugge quel sé costruito con tanta fatica. È ciò di cui non si può fare esperienza. Per questo è fonte di stallo. È più facile restare in una condizione di prudente indecisione. Noi dobbiamo evangelizzare la morte. Dobbiamo evangelizzare la morte, dire una parola di speranza sulla morte, di certezza sulla morte. Dal credere in Dio al credere nel mistero di Dio. Dalla dogmatica alla mistica, dalla teologia alla poesia. Alcuni giovani parlano di Gesù con familiarità. Gesù appare più accessibile di Dio. Altri si tengono nel probabile, forse c'è, spero che ci sia, altri comunque sono alla ricerca. Anche l'immagine di Dio diventa una elaborazione personale. Ma capite, dalla dogmatica alla mistica. Dicevo, mentre si veniva in qua, una battuta. Quando tu vai in discoteca, come fai a interessarti ad una persona? Se ti interessa, se ti garba, è bellina quella lì. Allora mi avvicino, cerco un po', sognono su un'altra, cerco un po' di conoscerla e se mi interessa veramente cerco anche di farmi dare il numero di cellulare, scoprire veramente come si chiama e via.
Prima c'è l'evento mistico. Ah, è bellina. Poi la catechesi, sape tutto di lei. Ma se non mi interessa, mi può dare 12 biglietti di telefono altri, li butto via se non mi interessa. Capite? Oggi è il tempo della mistica, in cui fin dalla prima elementare, ma ancora prima, occorre che in ogni parrocchia ci sia una scuola di preghiera. Occorre rivedere l'atto educativo mensile. Nei miei libri, nelle guide che ho scritto con Don Torino Lasconi e tanti altri amici per il catechismo, si invoca l'unità fra catechesi, liturgia e carità all'interno di quello che chiamiamo insieme atto educativo mensile, dove al centro c'è l'esperienza liturgica domenicale, perché è la comunità che educa in una messa che sia splendida. Io sono stato parroco per 12 anni e ho visto come i ragazzi del catechismo, se gli fa una messa accurata, pensata per loro e i loro genitori, e vengono in chiesa la domenica. C'avevo il 75% dei ragazzi del catechismo e mi lamentavo perché ne volevo di più. Capite? Però ti vengono e li coinvolgi, ma se la costruisci come elemento portante, non puoi rassegnarti a che i ragazzi non vengano mai a messa la domenica e poi dargli lo stesso sacramento. Ma dove siamo? È la grazia che costruisce, mica alcune conoscenze, non siamo mica pelagiani. È la grazia che salva, non semplicemente conoscere qualcosa. Al centro l'Eucaristia domenicale, e occorre quindi rivedere l'impostazione delle liturgie domenicali sino al punto che non diventino davvero il cuore della vita della comunità. E se qualcuno brontola, cambia messa, ce n'è tante, viene un'altra messa, quella delle 8 o altre, ma non può una comunità che vuole generare la fede non avere una celebrazione adatta ai ragazzi e ai giovani. Scusatemi, ma mi ci scardo, perché a volte vedo una tale rassegnazione. Sono arrivato in diocesi, non vedevo ragazzi a messa. E non si danno sacramenti, blocco tutto, né comunione né cresima, devono essere la messa la domenica. Oggi sto vedendo, dopo 5 anni, cori di ragazzi, hanno messo su i cori di bimbi alla messa con i ragazzi del catechismo. Vengano anche le zie per sentir cantare su bimbo. Ma certo, vengono per un motivo banale, per vedere cantare su bimbo, ma in tante occasioni di parlargli, di avvicinarli, di educarli alla vita liturgica. Ma noi dobbiamo portare avanti una fede popolare, dobbiamo farmi alle mischierate come hanno fatto in Francia, che a forza di voler fare cose elitarie e precisissime, e non c'è più nemmeno gatti in chiesa, capite? Cioè, occorre rimanere una chiesa di popolo, l'atto educativo mensile. Intorno all'Eucaristia domenicale, ecco che nelle 4 settimane del mese, una settimana una scuola di preghiera per i ragazzi, un'altra settimana l'educazione alla carità, non a portare i soldi, l'educazione alla carità, i ragazzi che vivono un volontariato con i celebrolesi, con gli stranieri, con i disabili, quei poi da WWF che ci sono rimasti, che li fanno fuori tutti. Ma di questa strage si pensa all'uccellino e alle foche, ma sulla strage dei bambini con l'ebola piorino no. Mi dicono all'ospedale che non nasce più nemmeno un bimbino con l'ebola piorino, siccome si vede nell'ecografia, si fa fuori subito. Questa non è selezione della razza, questo non si muove né l'ONU né nessuno, è una vergogna. L'educazione alla carità e 2 incontri invece di catechesi veri e propri. Ma capite che se un ragazzo non scopre nel segreto del suo cuore la presenza di Dio, nel povero, la presenza di Dio, fame, ero solo, ero ignudo, nella vivezza della liturgia, come fa lui a credere? Te gli parli di un Dio che non conosce. Cosa gli interessa? Se non scatta quest'amore. Matteo, 9 anni, sto facendo la settimana eucaristica, prima del Corpus Domini consiglio sempre di fare una settimana eucaristica, quelle che erano le 40 ore, la settimana eucaristica, tutti i gruppi del catechismo, i giovani, gli adulti, le famiglie, trovano un momento, 4ª elementare, devono fare la prima comunione, Matteo è nella prima fila, io sono in fondo,
e se qualcuno vuole parlarmi, dico, venite pure. Arriva Matteo, c'ha una famiglia disastrata, il babbo alcolista, la mamma lasciamo perde, e c'ha due sorelle. Ma arriva in fondo di chiesa e mi fa: Donzi, Don Simone, Donzi, quello lassù mi ha parlato. Non è quello lassù, è Gesù. Sì, quello ti pare a te, quello lassù mi ha parlato. Ma come ti ha parlato? Ma ha parlato. Su, Matteo, fa la finita. Oh, mi ha parlato sul serio. Che t'ha detto? Su, dimmi. Mi ha detto, quando babbo arriva ubriaco e cerca le tue sorelle, te prendi la catena del rosario e invoca Maria. Non succederà più nulla alle tue sorelle. Ti viene la pelle d'oca. Ti viene la pelle d'oca. Matteo l'ha fatto, non è più successo nulla. Le ha riunite in un angolo, dicendo rosario. Capite? Il problema è che noi si dà più importanza a un cartellone che non all'educazione alla preghiera. E noi preti ci sa sempre da fare davanti al computer qualche cosa, invece che essere in mezzo ai ragazzi a fare i preti. Ma se io prete non so insegnare a pregare, ma che uomo di Dio sono? Ma che uomo di Dio sono? Insegnare a pregare. Lasciamo stare i tetti, lasciamo stare mattoni, lasciamo stare queste cose, le fanno meglio i laici di noi. Noi pensiamo a essere uomini di Dio, uomini che educano alla preghiera, alla carità, che fanno aiuto spirituale personale, direzione spirituale, confessione, che cercano le persone, si mettono a disposizione per ascoltarli, per ascoltarli. Ho visto nel mio ministero di parroco, principalmente pomeriggio non facevo altro che ascoltare le persone, ma mi si formavano animatori, catechisti e via, che poi ci stavano loro mille cose. Io dicevo, io non devo fare nulla in parrocchia, devo semplicemente pregare e ascoltare. Pregare e ascoltare. Capite? Un uomo di Dio. E allora le scuole di preghiera per i bambini della prima elementare in poi, naturalmente fatte con il PowerPoint, perché se no ti pigliano foglietti, te li fanno volare chissà dove, con le nuove tecnologie e via via, adatti a loro. Però con l'educazione alla carità, con un volontariato a loro misura. E allora è questione, paradossalmente, l'individualizzazione avvicina la dimensione spirituale, perché cercando se stessi si cerca anche la propria misteriosa individualità. Il giovane individualista nei suoi comportamenti, spiritualista nel suo pensiero. La domanda di spiritualità è legata alla sensazione di condurre una vita piatta e insoddisfatta. La preghiera scaturisce come desiderio personale, fuori dalle consuete formule religiose, perché si rifiutano forme legate al passato. Si vuole una via diretta e personale di rapporto con il sacro. Vedete che questo problema, una via diretta e personale di rapporto con il sacro, è un problema ricorrente. Vi ricordate che questo problema della personalizzazione era anche quello di Martin Lutero. Quindi, come vedete, ci sono domande di fondo che riemergano nei secoli. La religione per noi moderni è essenzialmente una questione di fede. L'atto di credere diviene il fulcro intorno al quale ruota la religione, ma nella società di oggi, dove tutto è affidato all'esperienza e dove non ci sono certezze, questo atto diventa veramente difficile. Occorre fargli fare un'esperienza del buon Dio verso un cristianesimo scelto. La domanda spirituale è cambiata, è una domanda individuale, anarchica, soggettiva. La domanda spirituale dei giovani oggi non chiede più cosa si deve fare per non compromettere la vita eterna, ma è capire cosa vuol dire realizzare se stessi in questo mondo e per sempre. I giovani rifiutano di affidarsi a religione che non sentono come propria. Quello che potrebbe essere interessante è un luogo neutro in cui le domande di spiritualità possono scaturire senza essere anticipate nelle risposte. Un luogo dove la scoperta del sé coincide con le domande radicali, dove gli uomini possano agganciarsi a Dio senza conoscerlo. Ma allora quale soluzione? Riportare i giovani in chiesa? Andare incontro ai giovani cercando di comprendere nuove istanze? La soluzione l'hanno data i giovani al termine dell'inchiesta. La loro richiesta alla chiesa è: aprite le porte, noi siamo qui fuori. Pierre Babin afferma:
I giovani non sono contro, sono altrove. I giovani non sono contro, sono altrove, che attendono di essere coinvolti, interessati. C'è campo. E allora ora, nella parte finale del mio intervento, tanto l'avete scritto, dove qui è tutto messo in maniera molto più ordinata, le cose che ho detto in maniera piuttosto veloce nel mio intervento. Allora, che cosa? Prima di tutto, come vi dicevo, occorre affrontare la questione escatologica. Saper narrare la vittoria sulla morte. Saper scatenare nel popolo la voglia di vivere. La voglia di vivere. Sapere presentare sempre di più il cristianesimo come una per quello che è, la vittoria sulla morte. La vittoria sulla morte. E allora, per far questo, c'è tutto un lavoro che si può chiamare di pre-evangelizzazione. Una chiesa che sa stare nel cortile dei gentili e promuove un organico progetto culturale diocesano. Una comunità cristiana capace di desiderare il cielo, ma al contempo sa vivere con gli uomini di questo tempo e sa generare speranza. E allora noi abbiamo una ricchezza enorme, la dottrina sociale, il compendio della dottrina sociale. Occorre che ogni chiesa diventi motore per l'elaborazione di una nuova progettualità sociale e politica, stando sempre dalla parte dei poveri, promuovendo, è quello che sto facendo a Livorno, una lobby per i poveri, con tutti gli uomini di buona volontà, diventare trainanti verso una nuova città ideale, dove mettere su all'interno del progetto culturale una sezione antropologica, una sezione filosofica, una sezione biomedica, una sezione invece delle biotecnologie, una sezione invece sulle scienze esatte, via e via e via, dove dare vita a una profonda elaborazione culturale delle esigenze del territorio e essere un luogo di ripensamento del vivere sociale, del vivere politico, dove formare persone, uomini e donne che vogliono impegnarsi in una singolare forma di carità, diceva Lazzati, che è la politica. Noi abbiamo bisogno di gente come La Pira, di gente come Lazzati, di gente come De Gasperi, i quali sono morti poveri e non facevano il bunga bunga, ma nemmeno compravano, sostenevano la scuola alla propria moglie, né altri, né tantomeno si finanziavano con i soldi delle autostrade e via via, scandali recenti successi nei tre maggiori partiti italiani, dove i soldi alla Pira non c'aveva nemmeno il cappotto per vivere l'inverno, non gli si appiccicavano, ma perché era un uomo che aveva una grande spiritualità, una grande coscienza etica, non invece avventurieri e basta. Occorre quindi che la Chiesa viva nel mondo, elaborando un progetto culturale di taglio socio-politico, perché oggi l'emergenza, anche ieri sera il Presidente della Repubblica, guai se venisse meno la politica, c'è bisogno di una nuova Camaldoli, c'è bisogno di un nuovo impegno dei laici cattolici impegnati in politica. Il Papa lo sta dicendo da tempo, così pure il Cardinal Bagnasco, e occorre che la Chiesa diventi questo luogo. Credo che già, io non conosco la vostra realtà, siete già impegnati in questo, ma con un progetto organico, da interessarsi dall'urbanistica, dall'interessarsi, dal mettersi dalla parte dei poveri e senza guardare in faccia a nessuno, sapere portare avanti sempre solo gli interessi dei poveri. Poi se mai nel dibattito potrò dire qualcosa in più. Una Chiesa simpatica che accoglie in luoghi propri chi è in ricerca della verità e chiede di essere battezzato. Occorre un centro diocesano per i catecumeni, ma occorre che tutto questo si coordini con la pastorale d'ambiente, con la Caritas e l'incontro per i poveri. Però con i poveri bisogna trattarli non da persone che hanno bisogni solo materiali. Finalmente sono contento che esiste tutta una serie di proposte di spiritualità per i poveri. E posso finalmente andare a celebrare la messa o andare a pregare con i barboni, con i tossici, con naturalmente chi vuol venire, ma ho visto venirmi anche musulmani.
Ho visto, domandate anche a loro, ma voi vi danno il presepe? A noi? Ma noi si venera Maria, Gesù, per noi non c'è nessun problema, ma a chi dà noi il presepe? Non a musulmani né a quelli di altre religioni, ma a ben altre persone. Occorre una pastorale degli stranieri, una pastorale degli ospedali, quanto mai importante quella del dolore, dove si va a incontrare le persone, vado a incontrare i poveri per evangelizzarli, gli immigrati per evangelizzarli, non per fare proselitismo, è altra cosa, ma c'è questo primato dell'annuncio negli ospedali per vivere accanto a loro la sofferenza, nella scuola. Ho dato vita a una parrocchia studentesca che coordini tutti gli insegnanti di religione, dando vita per ogni istituto, soprattutto alle superiori, a cappellanie, per poi portare avanti nelle scuole, soprattutto grazie agli studenti, tutta una pastorale all'interno e all'esterno. Il lavoro con circoli aziendali promossi dalle ACLE, MCL, Movimento Lavoratori Azione Cattolica, nella pastorale familiare con un consultorio diocesano che debba essere soprattutto un luogo di educazione agli affetti, con il ruolo da ponte di molte aggregazioni laicali. Pensate alla GESCI, che riunisce anche ragazzi che vengono da famiglie non praticanti o non credenti, il Rinnovamento, i Neocatecumenali, i Focolarini e tanti altri. Il nuovo ruolo ad intra dell'ufficio missionario. L'ufficio missionario ha sempre pensato alla missione d'estere, oggi deve pensare proprio invece a una missione qui. Quindi una riforma della curia, dove al centro c'è un centro pastorale per l'accoglienza, un centro pastorale per l'evangelizzazione, un centro pastorale che si occupa invece di quelli che sono ancora nelle parrocchie e nelle aggregazioni per la formazione cristiana. Ma non credo che qui abbiate il 60-70% alla messa domenicale o in parrocchia. Per cui capite che dobbiamo ripensare una struttura anche della curia, delle parrocchie, che sanno proporsi all'esterno. Quando oggi vi viene un adulto che chiede il battesimo, sovente non si sa nemmeno a chi affidarlo. Chi ci pensa? Non esiste la figura del formatore dei catecumeni. Non esiste nelle parrocchie. Occorre pensare a far nascere queste figure, se no la missione è uno slogan, ma non è una scelta di chiesa. Una parrocchia materna, ovvero una comunità cristiana feconda, capace di generare nuovi cristiani. Per questo fine è necessario in primis che sia bella e desiderabile. Una comunità dove siamo un cuor solo e un'anima sola. Una comunità dove prima di tutto ci vogliamo bene e ci stiamo sapendoci accogliere reciprocamente. Capite? Prima di fare bisogna essere. Non contano le parrocchie iperorganizzate. Conta una piccola, una comunità dove ci si voglia bene. Dove ci si voglia bene, dove il prete tratta bene i laici, dove i laici trattano bene il prete, dove si sta bene insieme. Erano un cuor solo e un'anima sola. Capito? Lo stare bene insieme, una bella comunità dove ci si aiuta in maniera reciproca. Capite che questo viene prima di qualunque fare. Prima di qualunque fare. Prima di qualunque fare. Dov'è carità e amore? Qui c'è Dio. Capite? Il rischio è che a volte Dio non ci sia nelle nostre comunità. Siamo un'agenzia di servizi religiosi. Ma dov'è Dio? Dov'è Dio? Dov'è Dio? Prima del fare, l'essere. Ci sto bene. Dei rapporti belli. Qualunque persona sa che in parrocchia, in primis dal prete, trova uno con le porte aperte. Una comunità, una pastorale parrocchiale coincide con spiritualità, dove con spiritualità cristiana intendiamo una vita costruita intorno al suo centro, Cristo, un cuore che batte con il cuore di Cristo, il primato della vita spirituale su ogni altra cosa, su ogni altra cosa. Il che vuol dire allora la messa feriale è una messa bella, è una messa come le altre, come quella domenicale, non capisco perché, semmai più breve, ma non capisco perché deve essere tirata via, ci vogliono i canti, ci vuole una brevissima omelia, ma un'omelia, cioè che sia curata, la liturgia è la liturgia.
con ricchi momenti di formazione, esercizi spirituali per i laici, ritiri mensili, adorazione eucaristica settimanale, una rivisitazione delle 40 ore, potrei allungare, ma eventualmente che gli interessa? Ho scritto un po' di cosine su questo. Una comunità vicina alla sofferenza, con la pastorale degli infermi e del dolore, dove si sa annunciare la bellezza della speranza cristiana, l'importanza dell'evangelizzazione del dolore e della morte. Una organizzata pastorale degli infermi, con una marea di ministri straordinari della comunione che, dato che noi sacerdoti abbiamo poco tempo, sanno andare, stare lì con quell'anziano, con quell'ammalato un'ora, una mezz'ora, tre quarti d'ora, la comunione tutte le domeniche. Ho trovato a Livorno, e lì è merito dei miei predecessori, ho fatto ben poco, che i ministri straordinari della comunione si mettono la domenica in fila con gli altri e prendono l'Eucaristia e la portano subito ogni domenica agli ammalati. Non vanno una volta ogni tanto, una volta al mese, ogni domenica vanno, ogni domenica. Ce ne vuole un bel numero, ma penso che nel popolo di Dio c'è tanti uomini e donne che possono, tanti giovani che possano fare i ministri straordinari della comunione e andare, una comunità che segue uno per uno tutti i suoi ammalati. Quando ero parroco e quando mi morivano tutti, come direbbe Giovanni XXIII, con le valigie pronte, era una festa quel funerale, era una festa. E sacerdoti che curano molto la pastorale del dolore. Ad esempio, quando muore una persona, andare in casa a benedire la salma e il prete che si mette a disposizione per le confessioni. Ma c'ho da fare mille cose, ne fai meno, perché quando muore babbo, muore mamma, muore papà, una sorella, mi mettevo lì e dicevo: c'è qualcuno che desidera confessarsi? Mi metto in questa stanza. E che confessione ho raccolto, che confessioni, capite? E il funerale, bisogna sospendere la messa quotidiana affinché quelli che sanno leggere, che sanno un po' cantare, vengano al funerale, affinché la comunità si stringa intorno alla persona che soffre. E ho visto quante famiglie riavvicinarsi anche alla vita domenicale, perché mi ha fatto un funerale, non ci credevo. Cioè, sono rimasto toccato. Cioè, la gente, quando è nella fragilità del dolore, della sofferenza, se vede una chiesa, non che tira via, che guarda l'orologio, oh, facciamo la svelta perché c'è da fare tre ose. Ma come il mio babbo, è la mia mamma, e te c'è da fare tre ose. Ma come non capisci il dramma che vivo? E poi si fa tanti discorsi allora sull'amore del prossimo. Capite? Una chiesa che... io non c'ho da fare niente di meglio che stare vicino a te che soffri. Una chiesa che sa essere vicino, e la pastorale dei funerali, l'ho sperimentato, è importantissimo. Altro che missione andare nei circoli vari. Durante i funerali io vedevo che mi passavano in parrocchia tutti i parrocchiani, tutti. Per Natale e per Pasqua non ce l'avevo, ma per tutti i funerali che ci avevo, quella trentina di funerali all'anno, e mi ci passavano tutti. E per cui è un'occasione d'oro, va preparata bene l'omelia affinché sia ad hoc secondo quella situazione, senza far panegirici, ma va a colpire annunciando la speranza cristiana. Fai un'azione di reevangelizzazione per tutti i parrocchiani. Una comunità che sa vivere le gioie e le feste del popolo, i matrimoni, i matrimoni. Ma come, sposa la mia figliola e te mi tratti così, mi tiri via? Un ci sei. Certo, se vogliono l'impossibile è un conto, ma possibilmente gioire con il nostro popolo, i battesimi, le feste popolari. Una comunità che vive una splendida liturgia semplice ma profonda, una comunità bella che prima pensa ai poveri, poi ai tetti. Dal convegno ecclesiale di Palermo si è detto che tutte le parrocchie devono avere la casa di Dio, la casa della fede, luoghi, l'oratorio, eccetera, eccetera, la casa della carità, dove almeno una stanza, dove posso dare ospitalità per una notte a qualcuno, dargli da mangiare, dargli da dormire, una famiglia bisognosa. Prima dei tetti c'è il povero. Non ci verrà chiesto quanto tetti e quanti tetti abbiamo rifatto, ma ci sarà chiesto: avevo fame, mi hai dato da mangiare, ero solo,
mi hai accolto. Capite? Una comunità allora che confida nella provvidenza e costruisce una casa della carità, semmai coordinata nel vicariato, da una parte una mensa, da una parte un centro d'accoglienza, da una parte un luogo, invece un appartamentino, e via, via, via. I poveri, ci ricorda San Vincenzo de Paoli, sono i nostri signori. E Sant'Agostino scrive: «Io avevo messo i poveri sulla terra perché fossero i vostri postini, che mi portassero le vostre offerte davanti alla mia casa, affinché aveste un tesoro in cielo». I poveri sono i postini di Dio e noi dobbiamo riconoscerli e dobbiamo dargli il meglio verso di loro. Una comunità bella che prima pensa ai poveri, poi ai tetti. Una comunità famiglia di famiglie, la centralità della pastorale familiare. Una pastorale parrocchiale o è familiare o non è. Una comunità che sa generare nuovi cristiani a partire da bambini, un'iniziazione in continua riforma, se intanto che tutti i battezzati arrivano a vivere a 18 anni la solenne professione di fede, come è previsto da un documento recentissimo del 74 della Santa Sede, Hoica, Hord Iniziazione Cristiana Adultorum, edizione italiana Rica, Rito Iniziazione Cristiana degli Adulti, in cui è previsto che l'iniziazione cristiana inizia con la preparazione al battesimo, ma termina con la solenne professione di fede nella solenne Eucaristia di Pentecoste, quando il ragazzo ha raggiunto la maturità, da noi in Italia 18-19 anni. Ma è un percorso in continuità e occorre che, come Chiesa locale, si avvii un percorso di riforma dell'iniziazione cristiana per elaborare un modello popolare di iniziazione cristiana che genera la fede tutti i ragazzi che hanno ricevuto il battesimo. Non si può stare tranquilli accettando che la stragrande maggioranza dei ragazzi dopo la cresima sparisce. Ero a parlare a Bergamo con Pianto Vescovo Amadei. A Bergamo sono molto concreti, disse, introducendo la mia relazione: quale nostro industriale, se avesse il 70% della produzione rovinata ogni anno e non dà la colpa al mercato, ma cambia ingegneri e linee di produzione? Invece noi, e si dà la colpa alle famiglie, alla cultura, e non cambia nulla. Perché nella mia Chiesa ho chiesto che laddove non nasce ogni anno dal gruppo del catechismo di Cresima un gruppo di giovanissimi, ci si rimette in discussione nel Consiglio pastorale e con tutti i catechisti quello che si è fatto prima. Perché il problema non è il post-cresima, anche, ma è il pre-cresima. Se un ragazzino dopo 6 anni di catechismo parrocchiale ha solamente la voglia di andarsene, qualche motivo ci sarà, che avremo forse sbagliato qualcosa. Certo avrà una famiglia disgraziata, ma forse anch'io avrei dovuto cambiare qualcosa, capite? Almeno domandarselo. Come chiedo, condizione sine qua non per celebrare la cresima, che nel gruppo dei cresimandi ci sia un giovane. Ma i giovani non sanno nulla, ma i giovani non mi hanno mai fregato. Cosa voglio dire? Non ci può essere un nonno come me. I miei amici della mia classe d'età sono nonni alla mia età. Non può essere un nonno accanto a un ragazzo di 14 anni, di 13 anni, di 15 anni. Ci vuole un giovane, perché ha bisogno di un modello vicino a sé, non posso essere io. Per lui sono Matusalemme. Quando ero ragazzino, la gente che aveva più di 50 anni era vecchia, stravecchia. Capite? Può immaginare chi ha 60, 70. Bisogna che alcune persone bravissime pensino che è opportuno mettere i fiori invece che sta a guidare un gruppo del catechismo. E quindi cercare di essere nel gruppo dei catechisti, nel gruppo degli animatori, ma essere un lavoro di retroguardia. Da parroco non guidavo nessun gruppo, perché ero vecchio, ma seguivo tutti i miei giovani e li incontravo almeno personalmente, almeno una volta al mese, e tutte le settimane c'era la riunione animatori, tutte le settimane col gruppo animatori, tutte le settimane.
Vuol dire allora seguire una marea di gente. Seguire. Sono stato a Reggio Emilia, Sant'Ilario, messa dei giovani, 350 giovani in chiesa un giovedì per la messa. Qual è il segreto? Vado in sacrestia. Arriva un giovane e fa al parroco: avrei bisogno di parlare con lei con una certa urgenza. Prende la gente e fa: a mezzanotte e mezzo t'aspetto. Capite? Le mie porte sono sempre aperte e se non ti vedo ti cerco, ti venga a cercare, capite? Allora con questo io devo solo gratitudine a tutti i catechisti della mia età, anziani, che hanno retto e reggono il colpo, però bisogna dare credito incominciando dai giovanissimi a inserirli nei servizi educativi. Affiancate un adulto affinché crescano, ma occorre che i ragazzi abbiano davanti a sé dei modelli, dei giovani che vanno come loro in discoteca, che hanno l'orecchino, la cresta e via, capito? Che hanno gli stessi interessi, un mondo ideale, che però sono cristiani, vengano a messa la domenica, vivano, capito? Occorre il giovane sia apostolo di giovani e credere nei giovani. Poi tutti i giovani hanno sbagliato, te non hai mai sbagliato, sbaglieranno anche loro. E poi se ci ha battuta la testa poi si rialzano. Mi avvio a concludere. Una comunità che sa educare all'amore. Dico l'ultima battuta anche se è un po' che parlo, ma perché questa non è la generazione più disgraziata al mondo. Oggi che abbiamo separazioni, divorzi in continuazione, non è perché sono la generazione più disgraziata apparsa sulla faccia della terra. È perché sono venuti meno tutti i puntelli sociali del matrimonio. Non parlo di secoli fa, ma fino al 74 e non si divorziava. Ti dovevi tenere quell'uomo o quella donna. Fino ai primi anni 70 l'adulterio era reato. C'era tutta un'incastellatura che viene dall'illuminismo, in cui lo statalismo ottocentesco e novecentesco del XIX e XX secolo si era interessato del matrimonio, quando per secoli prima non interessava nulla. Le anagrafi civili nascono alla fine del Settecento, inizio dell'Ottocento. Per secoli il matrimonio non è mai stato normato dallo Stato, se ne è mai interessato. Poi è diventata una cosa statale. Poi, ora, di nuovo, dopo alcuni secoli, lo Stato gliene porta più nulla. Ma allora, com'è che sta in piedi un matrimonio? È il titolo dell'ultimo libro che sta per uscire, arrivare in libreria. Il matrimonio? Solo per chi sa amare. Solo per chi sa amare. Ma chi è che insegna ad amare ai giovani di oggi? Chi è che gli insegna ad amare? La scuola? E gli insegna a far sesso in salute. A un fanasci bimbetti, a un prende l'AIDS, ma di più un vanno. Questa è la loro educazione sessuale, cioè educazione genitale. Siamo seri. Un vanno oltre. Poi gli vanno a dire delle osine sul gioino, che ne sanno più loro di chi hanno davanti. È un altro sperpero di soldi pubblici. Ma non c'è bisogno di mettere i dispenser e dei profilattici a scuola. C'è bisogno di insegnare a sapere amare. Ma Erich Fromm, molto esperto in materia, nei suoi libri, come definisce tutto questo? L'arte di amare. E scrive lui, psicoterapeuta: l'amore è una realtà che o la sperimenti o nessuno te la insegna. O la sperimenti o nessuno te la insegna. I giovani vogliono esperienze. Ma allora dov'è il terreno? Dov'è che noi dobbiamo impegnarci non poco? Cosa dice Gesù nel Santo Vangelo? Amatevi come io ho amato voi. Allora il Vangelo diventa tutta una scuola affettiva, di educazione affettiva. Bisogna fare di più per l'educazione affettiva delle nuove generazioni. Se volete dopo dirò alcune idee in merito. Ma capite bene, non può intervenire la figura educativa solo nella separazione. Nella separazione arrivano gli educatori, lo psicologo, e ti vogliono insegnare cosa si fa col tuo figliolo, che loro non conoscono nemmeno e io lo conosco un po' di più. Dopo arrivano. Ma c'è bisogno prima.
C'è bisogno prima, c'è bisogno prima. È evidente che allora bisogna andare oltre i corsi di preparazione al matrimonio, 2 mesi, 3 mesi, per dar vita a degli itinerari di educazione affettiva, dove alla scuola di Gesù imparo a saper amare. E allora l'obiettivo non è farli sposare in chiesa, l'obiettivo è far nascere coppie di gente che sa amarsi e quindi è cristiana. Gente che sa amarsi e quindi è cristiana, che ha scoperto l'amore che è Dio e quindi forma una famiglia cristiana. Gente che viene sostenuta nei gruppi coppie, nei gruppi famiglia e va avanti. E ogni anno dal gruppo dei fidanzati nasce un nuovo gruppo di coppie. Ma occorre pensare che, come dal gruppo della cresima deve nascere il gruppo dei giovani, dal gruppo dei fidanzati il gruppo delle famiglie. E bisogna essere esperti nella bellezza dell'amore. Una chiesa che sa amare e sa educare all'amore, perché l'amore è Dio stesso. Grazie. E adesso approfittiamo del Vescovo per qualche domanda, precisazione, approfondimento, approfittiamo. Ricordo, domani ci incontriamo, l'ultima serata, ve l'ho detto ieri sera, ve lo ripeto, fatevi missionari. Domani dobbiamo, con il nostro Vescovo, fare un po' la sintesi, raccogliere qualche intuizione, pensare al nostro cammino di diocesi. Quindi ci ritroveremo, ascolteremo Don Steven per il servizio della pastorale giovanile, una parola dal professor Samuele Giombi, preside dell'istituto del liceo scientifico, e il nostro vescovo, una parola conclusiva di questi 3 giorni. Fatevi missionari, domani ci ritroviamo, poi di nuovo concludiamo con la cena. E domani Don Mauro ci farà la pasta asciutta, calda. E allora approfittiamo, qualche domanda. Chiedo a Stefano di farsi... Ah, perfetto, c'è Matteo Itri che porterà il microfono. Basta alzare la mano. C'è un ronzio del microfono, non so perché. Ah, è il faro. Volevo chiedere, per le persone divorziate, come anche da parte non solo dei sacerdoti, anche da parte dei laici, di noi credenti, come dirgli che sono comunque accettati, che sono ben voluti, che sono amati da Gesù e dalla Chiesa. Un suggerimento. Il Vescovo raccoglie qualche domanda e poi risponde. Prego. Sono Ada di Sterpeti, sono voce di chi non ha voce, e sono le lacrime di chi non ha più lacrime per piangere, sono le persone di Fossombrone, dei 2 ricoveri, che quando li vado a trovare ogni domenica si stringono a me e non mi vogliono lasciare andare a casa, perché hanno bisogno di qualcuno che si interessi di loro. E io mi domando se c'è qualcuno che prepara queste creature amate da Dio, all'incontro più importante della vita con Dio. Io mi domando questo perché non ho esperienza di questo. Poi
Io non faccio altro, cambiamo discorso, non faccio altro che ringraziare il Signore per il popolo ebreo che ha scritto la Bibbia. Non solo ha raccontato le esperienze di Dio fatte, ma le ha scritte in modo che anche io le possa gustare, tutti noi le possiamo gustare. E la mia gioia è la Bibbia che leggo ogni giorno. E mi domando perché il popolo di Dio nuovo che Dio si è acquistato, dice San Pietro sulla croce, non proclama più le meraviglie che Dio compie. Siamo tutti zitti, la maggior parte di noi cristiani non raccontiamo le esperienze di Dio, che arricchiscono non solo chi le racconta, ma anche chi le ascolta. Poi vorrei dire, ho un'altra sofferenza nel cuore. Io vedo tanti giovani che sono lontani dalla Chiesa, dalla parola di Dio, e vanno nelle discoteche. E domenica scorsa, mentre aspettavo lì a Ponte degli Alberi per andare al ricovero, alla Santa Messa, ho visto due giovani che scendevano dalla macchina e barcollando hanno attraversato la Flaminia per andare nel bar a bere ancora. Io mi domando, sono responsabile, ma non so cosa devo fare per questi giovani che sono lontani dalla Chiesa. Pregare, ce li ho nel cuore questi ragazzi. E molte mamme che si trovano con questi figlioli in difficoltà mi domandano, c'è un centro dove possiamo andare a parlare per risolvere i nostri problemi, per chiedere consigli? Io non so rispondere perché non lo so se qui a Fano o Fossombrone c'è un centro dove le mamme che si trovano in difficoltà per i loro figli possono recarsi e trovare qualcuno che abbia tempo per ascoltarli e ha la capacità di aiutarli a risolvere i loro problemi. Grazie. Qualche altra domanda? Velocissimi. Sì, c'è laggiù. Vi prego di essere sintetici nelle domande, in maniera tale che... Guiducci dell'AVULS, Associazione di Volontariato Sociosanitario, fondato da Don Luzietti, un nostro corinaldese, che però ha fondato anche l'OARI. Perché la Chiesa non conosce, mi rendo conto che è difficile, che l'OARI per la pastorale della sofferenza, lei ha parlato di essere vicini ai malati, non c'è una conoscenza approfondita dell'OARI per riprendere un cammino accanto a chi soffre, al popolo di Dio che soffre di più. Grazie. Dunque, io volevo chiedere una cosa in merito all'adolescenza, a questo periodo così difficile. Dunque, lei ha detto molto giustamente che è il periodo questo dell'individualismo, quindi questo egocentrismo non superato che porta a questo autocentrarsi. E ha detto anche dell'importanza della comunità come famiglia di famiglia, quindi ha posto l'accento sulla importanza della famiglia. E ha detto inoltre che nel periodo dell'adolescenza, questa età dello specchio, dove c'è la scoperta di noi stessi, eccetera, c'è anche la impotenza del genitore di fronte invece alla priorità che ha sul giovane il gruppo. Allora io dico, mettendo insieme tutti questi elementi e pensando anche a noi stessi, a noi genitori, noi nonni, se saremo... siamo in continua evoluzione, che siamo un processo, che siamo in ricerca, quindi non siamo, quindi è difficile essere l'essere noi che ha superato questo avere, no? E che magari facciamo fatica a possedere quest'arte di amare di cui parla Fromm e molte volte invece sentiamo la noia di Sartre. Allora io dico, che importanza abbiamo noi e come rapportarci noi in questo difficile rapporto con gli adolescenti? Che cosa può fare il genitore che è in evoluzione, poiché l'uomo è processo, cosa può fare per
magari ostacolare il gruppo, se il gruppo non è parrocchiale, se il gruppo non è quel gruppo che noi desideriamo, per riprendersi questo ragazzo che magari è fuori della comunità. Grazie. Proviamo a rispondere, poi magari qualcuno si prepara a qualche altra domanda. Prima di tutto bisogna vedere di creare dei luoghi per i giovani. Occorre che ordinariamente in parrocchia si creino, si formino i gruppi di giovani, dando spazio anche a tutte le aggregazioni locali, alle associazioni, dall'Azione Cattolica alla GESCI, a quanti altri che hanno una attenzione verso i giovani. Sono, perché ti cito l'Azione Cattolica alla GESCI, perché hanno veri e propri progetti educativi che portano avanti ipersperimentati da secoli e sanno come riuscire a. Il venir meno delle associazioni dal dopo concilio in poi non ha portato un fiorire di esperienze educative talmente ricche che oggi possiamo dire, guarda lì, quante belle altre esperienze sono nate a livello parrocchiale. A livello di chiesa locale è un'altra cosa. A livello parrocchiale c'è il rischio di una desertificazione, perché là dove non c'è un sacerdote che ha una dimensione educativa, poi perché non è nel suo DNA, è più un dogmatico, è più una persona che ha altre caratteristiche, vuoi un carattere più freddo, vuoi introverso, per cui a volte non gli riesce, cioè, facile gestire tutta una serie di rapporti educativi, le associazioni possono essere una risposta importantissima per garantire ovunque, anche nella parrocchia più povera, una vivacità formativa. Detto questo, quindi il disegno qual è? Che in ogni parrocchia ci sia in questo processo dell'iniziazione cristiana la formazione di gruppi giovani. Ci sono i gruppi di ragazzi del catechismo che si formano con una certa spontaneità, ma occorre che si formino ogni anno, secondo la grandezza della parrocchia, dei gruppi giovani. Questo deve diventare l'ordinario. Giovani 1, giovani prima superiore, seconda, terza, quarta, quinta, perché è l'unico luogo dove oggi un giovane può davvero rielaborare i propri valori e scegliere di essere cristiano. Certo, la famiglia fa molto, ma non è sufficiente. È un rischio. Una famiglia cristiana non è detto che abbia il figlio cristiano, anche se loro sono bravissimi, non è detto. Dipende dalle esperienze che fa il figlio. Per questo occorre che le parrocchie, che i genitori si adoperino perché in parrocchia ci siano questi gruppi giovanili, al limite incominciando i genitori a dar vita a un oratorio, vedere incominciare loro a essere gli animatori, affinché poi dopo cedere il testimone al primo gruppo di giovani che verrà dopo. Capite? Un po' un genitore dire, ma cosa posso fare io per questi giovani? Certo, prima di tutto pregare e offrirsi, e poi in parrocchia mi rimbocco le maniche e do vita a un oratorio, do vita a un luogo di incontro, do vita a dei luoghi formativi, dove, con i limiti che ho, certo, sarebbe meglio un diciottenne, un ventenne, non c'è nessuno, lo faccio io, comincio io, per poi cedere il testimone, comincio con un gruppo di ragazzi delle medie, guardo che, affinché poi con loro, e via via, mi spiego? Ma è importantissimo il gruppo dei pari, perché deve essere una loro rielaborazione. Come vi dicevo nelle slider, in misura in cui avviene questo processo, aiutato da tutta una serie di esperienze che noi adulti dobbiamo dargli l'opportunità di vivere, esperienze di incontro con Dio, nella vita mistica, nella vita liturgica, nella carità, nel gruppo, nella comunità. Certo, noi adulti proponiamo tutta una serie di esperienze, però poi dopo aiutarli a interiorizzarle, però occorre il gruppo. Poi semmai vedere anche altre cose, perché a livello diocesano normalmente interparrocchiale, vicariale, nascono tutta un'altra serie di altre aggregazioni, focolarini, rinnovamento nello spirito, rinnovamento carismatico, le comunità neocatecumenali e quant'altro, quante altre esperienze, ma a volte sono uno o due di quella parrocchia, alcuni,
poi non sempre giovani, realtà giovanile più CL, ma nelle scuole, nelle università, è meno diffusa nelle parrocchie, specie fuori città e via via. Quindi la realtà è un pochino più articolata. Poi, per quanto riguarda invece il discorso dei divorziati, premesso che separati e divorziati, qui c'è una bella differenza, perché se separati non ti impedisce di accostarti ai sacramenti, purché, come tutti gli altri cristiani, ti sia confessato e chiesto perdono dei tuoi eventuali peccati. Per i separati è un'altra realtà, per cui i separati vanno sostenuti. Bisognerebbe vedere che, come stanno nascendo in tante città, in tante diocesi, nascessero case di accoglienza per i separati divorziati. Non dove stare, ma dove essere sostenuti. Perché la mia esperienza, io ho fatto tanta terapia familiare, ho visto che i gruppi famiglia vanno bene per le famiglie cosiddette ordinarie, dove il nucleo della coppia è ancora integro. Ma mi dicevano alcuni separati e altri, tanto più i divorziati, noi abbiamo un dolore dentro che gli altri non conoscono neppure, perché a quell'uomo o a quella donna gli ho voluto proprio bene. E per me è una ferita profonda quella. La occorre una delicatezza, non semplicemente dire ma vieni anche te, calma, sì, può venire nel gruppo famiglia, certamente, perché no? Ma occorre un di più, dove rielaborare il lutto e la sofferenza. È evidente però tutto questo va fatto con grande carità, ma nella verità di fronte ai divorziati. In parrocchia, divorziati e risposati, che anche se divorziati di per sé non ti allontana da sacramenti, solamente nel caso in cui vivi una e perduri a vivere in una situazione immorale. Mica lo dice un papa o un vescovo, ma cosa si legge nella scrittura? Nessun fornicatore entrerà nel regno dei cieli. Fornicazione, rapporti sessuali fuori del matrimonio. Per cui la parola di Dio, la Chiesa deve essere serva della parola di Dio, serva. Può mica stravolgere la parola di Dio, perché oggi la mentalità sarebbe a favore di questa cosa. Se lo poteva fare, ti potete immaginare quando ci fu lo scisma d'Inghilterra, che c'era il re che voleva il divorzio, se poteva farlo il Papa, ma santo gli avrebbe dato, ma non poteva. Non è nelle facoltà di un Papa facesse una cosa del genere, è fuori della Chiesa. Perché la scrittura è chiarissima su questo, l'uomo non divida ciò che Dio ha unito, punto. Altra cosa però è poi essere misericordiosi. Ho visto in parrocchia, o tuttora da vescovo, vado in giro, incontro un sacco di divorziati, risposati, io non posso fare l'omunione, o mi vengono a trovare se ne ragione. Mi vengono a trovare, ci parlo, li accolgo e gli faccio capire che se loro scelgano, come qualunque altro cristiano, di vivere in grazia di Dio, possono tranquillamente riaccostarsi ai sacramenti. La Familiaris Consortio di Giovanni Paolo II dice chiaramente che non si vuole la rottura del nucleo eventualmente formatosi nuovamente. E ho visto quanta gente rasserenarsi, perché non lo sanno. A volte siamo più noi preti che ci creiamo mille problemi. Una volta una coppia che giovani non avevano nessuno di due 40 anni e gli feci capire che bisognava vivere nella verità e mi disse: uno è mio un problema, quello lì, dei rapporti sessuali e via e via, sa com'è? È come un cestino, all'inizio e sono tanti e poi diventano altra cosa. Non voglio banalizzare la questione, voglio dire che se il desiderio di conversione è reale, anche problemi reali si possono superare, se il desiderio di conversione è forte. Naturalmente non credo di aver esaurito la questione. Come diocesi siamo stati un anno con la consulta pastorale familiare a definire delle linee per una pastorale organica dei separati e dei divorziati e un atteggiamento comune in tutte le parrocchie verso queste persone all'insegna della misericordia. Però occorre che capire che carità e verità non si oppongono fra di loro, ma sono le due ali per andare a Dio.
Mi sembra di aver risposto un po' a tutti. Il discorso dell'Ovari sono realtà che vanno conosciute. In diocesi a Livorno, per esempio, non esiste l'Ovari, esiste il volontario della sofferenza, esistono altre cose, sono realtà da valorizzare secondo il territorio. Ecco, l'ultima... Come ti incastro il vescovo? Qualche... Rotata di domande? Domanda cattivuccia. Sì, perché a volte si scatena, come ti incastro il vescovo? Chiacchiera bene lui, però... Come ti incastro il vescovo? C'è qualcuno che vuole incastrare il vescovo? Prego! Tutti buoni, via Fana. Quel che non poté la cattiveria fece la fame. In effetti è vero. Ovvia. Le 8:30. Grazie dell'attenzione e della pazienza che avete avuto a seguirmi.